Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, nuovamente in collaborazione con Konami, sono qui per aprire il nuovo set Duellanti Leggendari Duelli delle Profondità. Questo set, ovviamente, oltre a contenere le carte che giocava Mako, dell'alter ego di Shark e di tanti altri personaggi, c'ha la Ghost. Ovviamente io non so quale sia la Ghost e confido di sbustarla per farvela vedere. Detto questo, passiamo subito all'opening, che voglio capire cosa possiamo trovare. Ovviamente ragazzi, come ogni set LED, all'interno possiamo trovare 29 comuni, 10 rare, 8 carte super rare e 9 ultra. E la Ghost, ovviamente. Detto questo, procediamo con l'unboxing. Andiamo con il primo pack e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Abbiamo Lemuria, la città dimenticata. Poi, che dovrebbe essere una carta di Shark. Poi, Cyber Squalo, Marincipessa, Cuore di Cristallo, e vediamo com'è rara. No, abbiamo la super, Kraken il Destino, ok. E vediamo come ultima. Ah, ecco, abbiamo prima la super, poi la rara. Abbiamo Marincipessa, Anemone Corallo. E già una super ce la siamo portati a casa. Secondo pack, abbiamo Frostosaurus, che dovrebbe essere una carta nuova. Poi, Rabbia di Kairushin. Altra carta Marincipessa, Cavalluccio Marino. Poi, carina, la prima ultra. Abbiamo la Mega Balena Fortezza, che dovrebbe essere uno dei supporti per il mazzo di Mako. E per concludere abbiamo lo Squalo Doppie Pinne. Carino. Prossimo pack, dai. Allora, abbiamo la Pescatrice Silenziosa, Lanciare Raggio Nero, Tributo Torrenziale, carino questo. Poi, come super, Marincipessa Damigel Ragazza, carina. E poi, boh, ottimo, ottimo, carino, lo Squalo Bahamut raro. Molto bellina come reprint. Ci sta un sacco perché era un pezzo che non lo stampavano. Prossimo pack, abbiamo altra carta Marincipessa, Chirurgo Blu. Poi, Squalo Motosega, Balena Cittadella, Oceano della Battaglia Marincipessa. E come ultima, Sciogliera Oscura di Kuryushin. Comunque ragazzi, considerando che c'è lo squalo, potrebbe esserci anche davvero lo spodente, che non sarebbe male come reprint, visto che fra un po' si giocherà. Allora, abbiamo numero 71, Squalo Rebarian, che dovrebbe essere una carta nuova, che è anche molto carina. C101, quindi probabilmente ci sarà anche suo fratello 101 normale. Poi, Marincipessa Angelo Marino, Pescatore Leggendario 3 e poi Anello di Rolle Marincipessa. Andiamo col prossimo. Allora, ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo set, perché sono curioso di avere un vostro parere. E per concludere, Settima Eternità, altra rara. Speriamo di non aver finito le foil, perché sarebbe un problema, Allora, abbiamo Furia Kairushin, poi Cyber Squalo, Attacco Furtivo Marino, Remora Xyz e per concludere di nuovo Anemone Corallo. Non dico di sbustare la Ghost, però se esce non me lamento. Oh, finalmente abbiamo la carta, diciamo, preferita di Mako, il Pescatore Leggendario. Poi abbiamo Tributo Torrenziale, Marincipessa Roccia, Buono Abisso, seconda foil, ottima, molto bellina. Scogliera Oscura, ma l'abbiamo già beccata. Prossimo pack. Allora, di nuovo Pescatore Leggendario 3. Squalo Sciabola, Alza Rango Magico, Cast Rapido, Attacco Furtivo e per concludere Furtivo Marino 2. Altra carta di Mako. Poi, prossimo pack. Abbiamo il terzo Tributo Torrenziale, quindi playset portato a casa. Remora Xyz, Marincipessa, Lanciare Raggio Nero e per concludere abbiamo Dragone Dedalo. Anche questa carina, che era una vita e mezzo che non la reprintavano. Se non sbaglio c'ha solo due stampe, una è di uno structure, se non sbaglio. Prossimo pack, abbiamo Pescatore Leggendario 3, Pescatore Leggendario 2, sarebbe stato divertente se c'era il Pescatore Leggendario normale. Poi numero 71 e abbiamo tirato fuori lo Squalo Cristallo. Molto bellino l'artwork di questa carta. E poi abbiamo, è di nuovo la Scogliera Oscura. Prossimo pack, allora, abbiamo Marincipessa, Cuore delle Meraviglie, poi Alza Rango Magico, Alza Rango Magico il settimo,
Pescatore leggendario 2 e per concludere altra carta principessa, Fanciulla Assonnata. Molto belline le carte rare. Penso che, ridendo e scherzando, è una delle rarità più belle. È tranquilla, non chiede troppo, però comunque c'ha quel che di particolare. Allora, next abbiamo Frostosaurus, best card di sempre. Poi, Lemuria, numero C101, Chixis Cavaliere N'Ash, un po' così il nome. Qua il set hanno messo solo mostri acqua, ragazzi. E per concludere abbiamo Squalo doppie pinne. Per adesso, onesto, abbiamo trovato tre ultra, quindi non possiamo lamentarci. Abbiamo Marincipessa Chirurgo Blu, Cuore delle Meraviglie, Cavalluccio Marino, Furia e per concludere Anello di Rolle, Marincipessa. Sarebbe bello trovare anche Gatto Squalo, qua dentro. Adesso non so se c'è, però sarebbe un ottimo reprint. Abbiamo Squalo Motosega, considerando poi che è acqua, Il settimo, Squalo Sciabola, Onda Marincipessa e un altro Squalo Bamut che, finché escono questi, sono più che soddisfatti. Allora, prossimo pack. Allora, abbiamo Cavalluccio Marino, Lemuria, Pasculus e altra carta Marincipessa. A questo giro abbiamo beccato Triangolo Corallino, molto bellina come carta. Adesso vediamo se il mazzo diventa effettivamente più interessante a livello competitivo. E per concludere abbiamo Anello di Bolle. Allora, prossimo pack. Vediamo. Abbiamo C101. Balena Cittadella, questa reprintata. Poi abbiamo Onda Marincipessa, Pescatore Leggendario e per concludere di nuovo Dedalo. Che poi ne sono usciti solo due, in un box. Allora, prossimo abbiamo Lemuria, la città dimenticata. Marmorea, Rabbia, poi abbiamo Alzarango Magico e per concludere Ricircolo Marincipessa. Dai, dai, che probabilmente abbiamo il playset di tutto il mazzo. Forse, no, aspetta, non di tutto perché di Link ce n'è uscito uno solo. Abbiamo Balena Cittadella, Pescatrice Silenziosa, Chirurgo Blu, Marincipessa Roccia Marmorea e per concludere Settima Eternità. Dai, dai. E ci mancano ancora un bel po' di pack, quindi diciamo che sulla Ghost posso ancora sperarci, visto che con il LED scorso ci siamo portati a casa un bel sincro, Abbiamo Cyber Squalo, poi Rabbia di Kiryushin, il Pescatore, Onda Marincipessa e di nuovo la Fanciulla Assonnata. Dai, dai, che non bisogna perdersi d'animo, Abbiamo Squalo Sciabola, poi Marincipessa Cuore di Cristallo, Cuore delle Meraviglie, Squalo Motosega e per concludere Ricircolo Marincipessa. Oramai le carte si ripetono, Allora, prossimo pack è un Link, l'ultimo, potrebbe essere qualcosa di buono. Pescatore Leggendario 2, Squalo Motosega, Lemuria, il Kraken del Destino Foil, carino. E poi Marincipessa Anemone Cristallo. Che poi la foil è la penultima, quindi anche fosse stato una fusione non è che cambiava qualcosa. Allora, abbiamo Attacco Furtivo Marino, Lanciere Ragioniero, Marincipessa Roccia, Marincipessa Chirurgo e come ultima Scogliera Oscura. Dai, dai. Allora, prossimo pack. Abbiamo Balena Cittadella, Marincipessa Cavalluccio Marino, Squalo Motosega e un'altra ultra, Signore dei Draghi dell'Oceano, Kiryushin. Tanta roba questa, mamma mia. Guardate com'è bello il mare sotto, com'è disegnata bene. Mi ricorda il pesce dei sette colori, non so perché. Forse perché l'hanno colorato un sacco. Allora, ci rimangono penso altri sette pacchetti. Questo box non finisce più. Abbiamo Angelo Marino, Furia di Kiryushin, Marincipessa Roccia, Squalo Sciabola e un'altra Ammonite Cristallo. Allora, Corallo volevo dire, scusate ragazzi. Prossimo pack. Dai, dai, che qua c'è la Ghost. Abbiamo Caos Rapido, Pescatrice Silenziosa,
Lanciare raggio nero, altro tributo torrenziale, e poi un altro squalo Bahamut. Playset onesto, portato a casa. Prossimo pack. Abbiamo, allora, Oceano delle Battaglie Marine, Pescatore Leggendario 2, Frostosaurus, Squalo Sciabola e Squalo Doppie Pinne. Il 27esimo. Va bene, dai. Prossimo pack. Abbiamo Marincipessa Cuore di Cristallo, Pescatore Leggendario 3, Pescatrice Silenziosa. Un altro ultra, quante ne abbiamo trovate? 6? Tuffo Marincipessa, altro supportino. Molto carina. Con Marincipessa Chirurgo Blu, sì, dovrebbe essere lei. E poi abbiamo un altro squalo Bahamut, che ridendo e scherzando attualmente è la best rara. Prossimo pack. Abbiamo Marincipessa Angelo Marino, Pescatore Leggendario, Oceano della Battaglia Marincipessa e Pescata del Caos Barian, con quello che dovrebbe essere l'alter ego di Shark, se non sbaglio. Dai, dai. Altro giro. Vediamo. Abbiamo numero 71, numero C101, poi Pescatore Leggendario 3 e per concludere Anello di Bolle Marincipessa. Allora, ultimi tre pack e vediamo se riusciamo a portarci a casa un'altra bella foil. Abbiamo Marincipessa Pasculus, Cuore di Cristallo, il settimo, Tributo Torrenziale e Ricircolo Marincipessa. Dai, 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 dai. Allora, penultimo abbiamo Furia, Cyber Squalo, Attacco Furtivo, Cavaliere Nas, va bene. E per concludere, Scogliera Oscura. Ultimo pack. Vediamo se riusciamo a tirare fuori almeno un'altra ultra. Però comunque ne abbiamo tirate fuori 6 e non è male. Abbiamo Lanciere Raggio Nero, Remorexis, Attacco Furtivo, Marincipessa Pasculus e la Scogliera, di nuovo. E va bene ragazzi, box più che onesto. L'unica pecca, che poi pecca non si sa se è così, è che non c'è il Pescatore Ghost, ma è common. A questo punto posso ipotizzare una Balena Fortezza Ghost, che anche quella non sarebbe male. Detto questo ragazzi, ringrazio nuovamente Konami per l'opportunità che mi concede ogni volta. Ah, ovviamente fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate del set e se lo acquisterete o meno. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!